L'introduzione del mercato elettrico, la larga diffusione della generazione distribuita da fonti rinnovabili non programmabili, la necessità di accumulare energia elettrica vicino agli utenti stanno rapidamente modificando le problematiche relative alla distribuzione dell'energia elettrica. In particolare, per raggiungere importanti obiettivi, quali l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni e la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica, è importante rendere più intelligenti le reti elettriche. Un primo passo in questa direzione è rappresentato dallo sviluppo di un sistema di misura flessibile e tecnologicamente avanzato. E infatti, per poter agire, è prima necessario conoscere quello che succede e quindi misurare. In questo contesto si inserisce il progetto FlexMeter, che si propone di realizzare tecnologie hardware e software per il monitoraggio dei consumi della produzione di energia elettrica, con lo scopo di fornire servizi innovativi agli utenti, al gestore della distribuzione e al retailer. Tali servizi non sono realizzabili con le attuali tecnologie di metering, che consentono misurazioni solamente mensili e non mettono a disposizione i dati di tali misurazioni agli utenti finali, ma soltanto al gestore della distribuzione e al retailer per la tariffazione. In particolare, la piattaforma FlexMeter si propone di migliorare la consapevolezza dei consumi elettrici degli utenti, anche grazie a una tecnologia che consente di identificare i singoli contributi degli apparecchi. Il sistema sviluppato in FlexMeter permetterà inoltre un più rapido e preciso rilevamento dei guasti sulla rete di distribuzione e un'individuazione degli utenti colpiti da blackout. Grazie a FlexMeter sarà possibile introdurre tecniche di demand response e demand side management, ovvero la possibilità che su richiesta del distributore o del retailer vengano modificati i profili di carico e di generazione dell'utente in base alle necessità della rete, applicando metodi di rewarding dell'utente finale. Per realizzare tali obiettivi, nel progetto sono analizzate le attuali tecnologie di metering e in particolare i loro limiti, e vengono proposti nuovi prototipi in grado di superarli, ad esempio che consentono di fornire misurazioni al secondo e di mettere a disposizione tali misurazioni nella rete tramite un paradigma Internet of Things. Nel progetto si è realizzata una piattaforma IoT per il collezionamento, l'elaborazione e la visualizzazione dei dati di consumi elettrici. Il sistema sviluppato nel progetto è in sperimentazione nelle città di Torino e di Malmo in Svezia. Il progetto, che prevede la partecipazione di utility nel campo della distribuzione e di partner nel campo ICT, si propone anche di introdurre nel mercato elettrico nuovi soggetti che possono fornire servizi di valore aggiunto agli utenti sfruttando proprio le tecnologie di monitoraggio più accurato messe a disposizione dal progetto.